Allora, dunque, c'è un primo dato che innanzitutto nella giornata di oggi sentiamo tutti da Spotify o Clan, quindi anche la questione degli sgombri che sta avvenendo in piano globale è una questione che comunque ci sente complici, solidali e partecipi. Detto questo, ecco, prima di tutto c'è un dato effettivo che dobbiamo trarre anche da tutta la vicenda, è che con le nostre pratiche, mettendo in campo un conflitto intelligente, organizzato in maniera intelligente, siamo riusciti a costruire un rapporto diretto fra i movimenti e chi governa questa città. E questo è un elemento che non è da trascurare, un elemento centrale anche rispetto a quello che andrà a dire, anche rispetto a quelli che sono stati i contenuti della discussione che abbiamo avuto oggi con il sindaco Merla. L'altro dato da trarre è che uno degli argomenti che abbiamo dibattuto in maniera approfondita è stata la necessità, ai tempi della crisi, di riconoscere anche da parte delle rappresentanze la non autosufficienza nella gestione della cosa pubblica e la necessità, in virtù di questo, di costruire un'alternativa ai modelli di governo della città che potesse passare in un rapporto diretto con le istanze dei cittadini, con i movimenti e con anche tutte quelle parti della città che rendono vivo il tessuto cittadino. Proprio in virtù di questo, credo che comunque siamo riusciti a compiere un primo passo anche nella rottura dei recinti fra le rappresentanze e i movimenti. È un primo passo, questo non significa che oggi celebriamo una svolta, ma che c'è un primo passo che va nella direzione giusta, una direzione giusta che secondo noi si chiama alternativa, e che ad oggi ci troviamo materialmente con uno spazio di discussione pubblico in città, con uno spazio di discussione pubblico che parla di politica, che parla dei temi di una generazione che per 20 anni è stata ignorata dalla politica o verso la quale la politica ha avuto un atteggiamento puramente paternalistico, e che sono i temi del welfare, sono i temi che riguardano la precarietà, sono i temi che si confrontano con una crisi ambientale, che si confrontano con una crisi del sistema produttivo, sono i temi che riguardano i beni comuni, il modo in cui si vive in una città, il modo in cui ci si sposta dentro la città e soprattutto anche il modo in cui si governa la città, perché crediamo profondamente che questo è un primo passo che deve spingere prima di tutto verso il sorpassare la dinamica della partecipazione, ovvero costruire un qualcosa che vada oltre il semplice colloquio fra i cittadini e l'amministrazione, ma che metta in campo, sperimentando, perché nessuno qui ha la ricetta, né noi né l'amministrazione, ma sperimentare, costruire le cose passo dopo passo, nuove forme di governo cittadino. Questo credo che sia un po' anche il risultato e quello che come primo elemento i Draghi Ribelli riescono a portare a casa. Questo non significa che i Draghi Ribelli finiscono qua. Significa che i Draghi Ribelli ad oggi hanno un posto dove poter costruire questo laboratorio politico, dove poter provare a sperimentare forme nuove di democrazia, che sorpassano anche i limiti della democrazia liberale, ma i Draghi Ribelli appariranno ancora. I Draghi Ribelli saranno in piazza il 17 novembre, il giorno in cui il mondo della formazione in chiave globale metterà al centro il sapere bene comune. I Draghi Ribelli ci saranno ogni qualvolta ci sarà bisogno di aprire uno spazio politico di discussione, ogni qualvolta ci sarà bisogno di riprendersi un bene comune, ogni qualvolta ci sarà bisogno di cambiare le cose e di provare a fare un passo in avanti rispetto a quello che è l'esistente. Perché Draghi Ribelli ad oggi significa soprattutto essere il futuro.